Dopo 25 anni ad Agrigento chiude la libreria De Leo, un'attività che ha visto passare da qui molte generazioni. Cosa le è rimasto? E il rapporto umano con tutti i clienti, che, anche con quelli che solo una volta hanno attraversato questa soglia, mi hanno arricchito umanamente e professionalmente, perché ognuno di loro mi ha dato un po' del suo sapere. La saracinesca si abbassa perché voi andate in pensione. Sì, e non incolpiamo nessuno di questa chiusura, perché io sono per la libera circolazione del libro. Io sono fautore di una libreria porta a porta, uno accanto all'altro, perché il libro deve passare attraverso le mani della gente, avere la possibilità di poterlo e la facilità di poterlo acquistare in qualsiasi momento. In questi giorni avete ricevuto tantissimi messaggi di affetto e di stima. Sì, siamo stati travolti emotivamente da questi messaggi di affetto, di stima, e approfitto di questo momento per ringraziare tutti quelli che ci hanno manifestato la loro stima e il loro affetto. E ringrazio tutti quelli che non l'hanno potuto fare, che ancora non lo sanno. Vi leggo uno dei tanti messaggi che ho ricevuto. Non ci sono mai stati clienti privilegiati, solo persone e relazioni umane per ogni Libro. libro venduto. Agrigento le riconosce il ruolo di essere stato veramente un punto culturale, ma anche un ritrovo tra amici. Ma questo lo debbono dire chi ha frequentato la libreria. Ma io non ho nessun segreto, è stata la qualità dei clienti. E ha trovato qualità, professionalità, perché noi non è che se ci siamo improvvisati di brai così, noi veniamo da una lunga esperienza. La nostra azienda è nata nel 1960 e quindi, grazie all'esperienza accumulata nel tempo, abbiamo potuto soddisfare le esigenze di chiunque. Ci scusiamo, mi scuso con qualcuno per il quale non è stato possibile. C'è un ricordo in particolare che porterà nel suo cuore? I miei clienti, Uno per uno. uno per uno, perché mi ricordo nome per nome, e viso per viso, e libro per libro. Cosa augura la città di Agrigento che è candidata a diventare capitale della cultura? Gli auguro che la chiusura della nostra libreria ne possano nascere altre 100.